Ciao persone glitterose e benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi farò l'happy book tag in cui mi ha taggato, tra virgolette, Vale di Polvere d'Inchiostro che ha fatto questo video in collaborazione con G-Dreams, se non mi sbaglio. Comunque lascerò sotto il link di Vale, così poi potete andare direttamente a vedere i video di queste due splendide ragazze. In cosa consiste? Ci sono 10 domande a cui noi dobbiamo rispondere. Però senza libri, riguarda i libri, ma non c'è da rispondere a determinate domande con i libri, quindi sì, non so spiegarmi, comunque avete capito. Domanda numero 1. Cosa ami nel comprare libri nuovi? Allora, io amo andare in giro per librerie perché, ok, se esce un libro che mi interessa, so la data precisa e corro a fiondarmici dentro la libreria a comprarlo, ma soprattutto amo quando entrare in libreria, sentire l'odore dei libri, aprire il libro, annusare le pagine, sfogliarle, vedere ovviamente il prezzo perché non si sa mai, vedere la copertina, toccarlo e insomma è la cosa più bella secondo me, sentire, toccare, annusare un libro, qualsiasi, anche se non devi comprare quel libro lì, ma lo fai lo stesso perché magari ti piace. 2. Quanto spesso compri libri? Ah, ahimè, purtroppo tanto spesso. Cioè, prima aspettavo di finire almeno tipo i libri che avevo in lettura e poi ne compravo di nuovi quando dicevo ho finito i libri, non so cosa leggere, allora ne compravo di nuovi. Invece in questo periodo ne ho accumulati talmente tanti che non so neanche io quanto riuscirò a finire di leggere i libri, ma ne comprerò ancora altri perché è il problema di noi lettori comprare libri anche se hai tipo migliaia di libri ancora da leggere. 3. Libreria o negozio online? Quale dei due preferisci? Dipende. Allora, perché allora online sì, è bello perché ti arriva subito, non devi star lì a uscire, andare a comprare il libro, eccetera, eccetera. E a volte ci sono prezzi abbastanza accessibili con magari promozioni, sconti, eccetera, eccetera. Però non sai mai, magari il libro che ti arriva. Per esempio, una volta mi è arrivato un libro in inglese quando c'era scritto che era in italiano, per dire. L'ho rimandato indietro e mi è ritornato in italiano. Non sei mai sicuro di quello che ti arriverà. O anche sul libraccio, per dire, io non ho mai comprato sul libraccio, quindi non so, non mi è mai successo. Però a dei miei amici è successo che è arrivato un ordine da libraccio con dei libri che dovevano essere nuovi, invece erano tutti rovinati. Ed è brutto, cioè nel senso, se io ordino qualcosa, poi me ne arriva un altro. Anche su Amazon una volta mi è successo con il circo della notte di Erin Morgenstern che era tutto rovinato in copertina anche se diceva che non c'aveva niente. Però fa niente, io lo tengo così, non sono una che guarda queste cose. Però un po' scoccia. Quindi da una parte preferisco in libreria che vado in libreria, vedo il libro, quello che è in perfette condizioni, me lo compro e me lo porto a casa e lo annuso, eccetera, eccetera. E ce l'hai già subito in mano. Invece da Amazon o da altri siti, comunque non voglio fare pubblicità solo ad Amazon, però Libraccio, Feltrinelli, Mondadori, devi aspettare un certo numero di giorni prima che ti arrivi. E quindi dipende dalle occasioni, insomma. Non ho una preferenza. 4. Hai una libreria preferita? No, io allora prediligo Mondadori. Ma per il semplice fatto perché è vicina a casa mia, ma e poi c'è molta più scelta. Secondo me. Però adoro anche la Feltrinelli e Libraccio e comunque tutte le librerie che ci sono nella città vicino a casa mia le adoro, cioè nel senso se non, poi dipende dalla qualità prezzo, vedo tipo su Mondadori lo stesso libro costa non so 10 euro, su Feltrinelli costa 9 euro, però quello da Mondadori è messo meglio, vado più a tanto per 1 euro vado più a prendere quello da Mondadori piuttosto che Feltrinelli o viceversa. Non ho una proprio una vera libreria preferita, diciamo Mondadori, ma a me piacciono un po' tutte, anche la Salani e la Newton, per dire, dipende dai libri che producono, ovviamente.
Preordini i libri. L'ho fatto, allora, 2 o 3 volte, se non mi sbaglio. Ho prenotato Lady Midnight, quello di Cassandra Clare, perché era l'edizione limitata, quella con i racconti inediti, che adesso non si trova più in giro. Ho preordinato Harry Potter e la maledizione dell'erede, che ho qua. Crolla tutto. E su Amazon, perché tra l'altro costava meno, in libreria costava tipo sui 25 euro se non mi sbaglio, su Amazon ho pagato 16 senza spese di spedizione se lo preordinavi tipo un mese prima. E ho prenotato anche, mi sembra, un libro che uscirà ad aprile, che non è proprio un libro, un coso da colorare con i personaggi di Shadowhunters. E penso basta, se non mi sbaglio, credo. Comunque sì, qualcosa ho preordinato. Poi, hai un limite di libri acquistabili in un mese? In teoria sì, perché non potrei spendere così tanti soldi, però andando anche in negozi come librerie dell'usato, cioè come negozi dell'usato, si spende talmente poco e arrivi a casa con tipo una fila così di libri e spendi 10 euro. Quindi in realtà non ho... Sì, c'ho dei limiti, però quando vedo qualcosa che mi piace che costa 1 euro, 2 euro, cosa fai? Li lasci lì? No, quindi anche se hai già speso tipo già 10 euro in tutta la giornata, te ne spendi 12, 14 e quindi sì. 7. I divieti di acquisti di libri fanno per te? Assolutamente no, perché anch'io mi prefiggo io me stessa medesima, basta Sabri, basta comprare libri perché ne hai già tanti da leggere e praticamente arriverò alla vecchiaia che ancora dovrò finire di leggerli. Però ne compro altri, quindi non servono. Cioè, tu mi puoi anche dire basta, non hai più un soldo. Io piuttosto prendo le prime monetine che ho nel portafoglio e lo compro perché non ce la faccio. 8. Quanto è lunga la tua wishlist? Allora, sono divise in 2 categorie. Una wishlist sono quelli che i libri che vorrei nell'immediato, non praticamente domani o adesso, ma sono quelli che desidero di più di altri e sono circa 80 articoli, 82, qualcosa del genere. Mentre l'altra è la wishlist normale, diciamo, con libri secondari che sì, mi piacerebbe avere, ma non hanno priorità, non hanno questo grande curiosità su di me e sono circa 70 qualcosa, quindi sì, un bel po'. 8. Nomina 3 libri che vorresti possedere ora tra quelli nella wishlist. Allora, questo video lo sto registrando prima di Natale, quindi non so quali libri ci posso essere sotto l'albero. Magari ci sono quelli che sto dicendo adesso, magari non lo no, quindi non lo so. Allora, quelli che vorrei possedere adesso sono Peter Pan, l'edizione della Burr, quello con le illustrazioni. Ed è uno. Quello che appunto ho preordinato di Cassandra Clare con le immagini di Shadowhunters. E sono due, però appunto non è ancora uscito, però uscito ad aprile, quindi vorrei averlo subito adesso tra le mie mani. E poi mi piacerebbe ricevere, che però non si trova più in commercio purtroppo, ma se lo trovo in giro lo comprerò, quello di Harry Potter con tutti gli inserti, tipo, non so, la mappa del malandrino, piuttosto che, credo, magia fuori dal film o all'interno del film, qualcosa del genere. Non mi ricordo il titolo, però comunque quello con tutti gli inserti, la mappa del malandrino, il biglietto del ballo del ceppo, comunque tutto quel libro lì, insomma, sostanzialmente. Sì, tre, ne ho dette tre. Chi tagghi? Taggo tutti quanti quelli che vogliono farlo. Se non l'avete fatto, potete farlo o rispondendo ai commenti, scrivendo i commenti qua sotto, tanto vi lascerò tutto scritto nell'info box, o con un video risposta, o semplicemente se avete un blog o Instagram, tutto è lecito. Quello che volete. Scusate se ho un po' latitato, però non l'ho preparato questo video, ho parlato così a caso e siccome avevo voglia di fare un po' di video consecutivi, prima ne ho registrato un altro, però vedrete probabilmente prima quello che uscirà a Natale e poi questo, sì, è un casino. E niente, ci vediamo alla prossima. Ciao persone glitterose!